Ho imparato che nella vita solo su due cose non si può essere mai sicuri: di quando si muore e di quando, a volte, pur non volendo, è necessario tornare in Sicilia. Sono partito, sono andato a inseguire questo sogno, mi sono ritrovato a Los Angeles pensando di riuscire a fare qualcosa col cinema, però mi sono ritrovato a fare altro. E dopo esperienza in alcuni posti ho avuto questa possibilità, che è stata quella di lavorare al ristorante di Robert De Niro, che si trova a West Hollywood. È stata un'esperienza fantastica, anche perché insomma si viveva, c'era un bell'ambiente, e poi l'idea proprio di lavorare in un ristorante dove era frequentato da celebrità, insomma, era molto interessante. Si respirava un'aria di cinema, però io ero molto concentrato nel mio lavoro, quindi dovevo fare altro. Quando sono sballato, io penso che la Sicilia sia il posto più bello del mondo. C'erano delle volte in cui mi veniva proprio voglia di andare da De Niro e chiedergli se voleva partecipare a un film che io avevo pensato, però non era così semplice, nel senso che approcciare De Niro è stato sempre un problema, anche perché è una persona molto riservata, e poi sinceramente non volevo rischiare il posto di lavoro, quindi ho sempre evitato di fare questo. Almeno posso aver cucinato per lui, è una magra consolazione, ma almeno quello è stato fatto. Poi è successo, insomma, che sono dovuto tornare in Sicilia, perché sentivo proprio il bisogno di tornare nella mia terra, e poi perché c'erano stati dei controlli in vari ristoranti, insomma, legati all'immigrazione, che non ero regolare a Los Angeles, quindi sono tornato, ho aperto un ristorante, però chiaramente il desiderio di fare un film non è mai stato completamente eliminato dalla mia testa, quindi nel momento in cui ci sono state le possibilità proprio di sperimentare, fare cortometraggi, a un certo punto ho sentito proprio il bisogno di fare questo film. Certo che come si mangia qua. Perché i film ne no? Ma che n'ha a sapere? Il film è una commedia nera, che ha una doppia anima, nel senso che parte in un modo cercando di raccontare la storia di questi due ragazzi che insomma stanno tutto il giorno a fare poco o niente, però c'è a un certo punto un cambiamento e il film diventa un po' più noir, pulp. Vi aspetto al cinema il 4 giugno, Fuori dal coro, film distribuito da Microcinema, e ci vediamo al cinema.